Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e il 2022 sta finalmente volgendo al termine. Un'annata parecchio incasinata, ricca di scandali e con gente che se ne va o che viene cacciata. E che dire dei pay-per-view? Sì, continuerò a chiamarli così perché premium live event mi suona proprio male. Quindi, senza perdere altro tempo, questi sono tutti i pay-per-view della WWE del 2022 dal peggiore al migliore. Numero 13, Royal Rumble. Sarò d'accordo con voi se nei commenti mi direte che nel complesso ci sono stati eventi peggiori di questo. Infatti la card di questo show non è affatto male, con incontri dignitosissimi come il duello tra coniugi. Anche se molti si dissero delusi dalla sfida tra Brock Lesnar e Bobby Lashley, io mi ci sono divertito. E come non citare il match titolato tra Roman Reigns e Seth Rollins, che si ricollega al loro passato dello Shield, con un finale pregevolissimo che va tenuto in considerazione quando si pensa ai migliori dell'anno. Ma a trascinare l'intero pay-per-view nel profondo del baratro sono i due incontri che gli danno il nome, le Royal Rumble. Dovrebbe essere una delle notti più cariche e adrenaliniche dell'anno, ma in questo è stata solo deludente. Se quella femminile si mantiene sul dimenticabile, ben inferiore alle edizioni del 2021 e del 2020, considero quella maschile una delle più noiose di sempre, non è successo nulla in quei dannati 51 minuti. Anzi, potrei persino inserirla tra le peggiori mai fatte per il modo a dir poco criminale in cui è stata gestita. Shane McMahon che fa fuori Kevin Owens e finisce con l'essere il penultimo eliminato, ma scherziamo. Aggiungeteci poi un vincitore scontatissimo e avrete la peggior rottura WrestleMania dai tempi del 2015. Numero 12, Elimination Chamber. Quei tremendi, deludenti e piatti mesi di avvicinamento a WrestleMania 38 proseguono in Arabia Saudita. Riuscite a percepire il mio entusiasmo? Cacchio, i primi mesi di quest'anno sono stati davvero pessimi. Parlando dello show, anche qui una card piatta, anche se Roman Reigns contro Goldberg grida vendetta. E ricordatevi sempre che fu per fare questo match che tolsero il titolo universale al Fiend nel 2020. Le due chamber invece sono mosce, con degli ingressi talmente rapidi da renderle le più corte in assoluto. Meglio quella femminile, ma perché in quella maschile non è successo assolutamente niente. Continua a spezzarmi da ridere i soccorritori di Lashley che lo schiacciano come delle comiche. Ma l'unica highlight è davvero la F5 della bestia eseguita da una delle eccellette sul povero Theory. Perché preferire Elimination Chamber alla Royal Rumble quindi? Beh, semplice. Arrivavo ad Elimination Chamber già deluso, mentre invece fu proprio la Royal Rumble a dare il via a quel senso di delusione. Numero 11, WrestleMania Backlash. Un vero peccato trovare così in basso un evento che ci ha offerto non una ma ben due ottime rivincite. Ronda Rousey e Charlotte Flair hanno proposto un I Quit decisamente superiore rispetto al loro primo match. Senza se e senza ma, l'unico punto a favore in questa seconda run della Fighter, svogliata e poco incisiva. E Cody Rhodes contro Seth Rollins si conferma parte di una grande trilogia, riuscendo nel difficile compito di differenziarsi il più possibile dal primo capitolo, mostrando i due come abili studiosi delle mosse dell'altro. Il problema è che si tratta di un evento inutile nel migliore dei giudizi, con un main event da house show. Il 3 contro 3 che ha visto da una parte la Bloodline e dall'altra Drew McIntyre e Yark e Bro è così lungo. Tedia lo spettatore per poi svegliarlo nell'ultima parte con uno svolgimento da evento non canonico. E non aiuta il fatto che delle 6 cinture indossate dai partecipanti, nessuna di esse fosse in palio. Numero 10, Day One. Con incontri meno belli di WrestleMania Backlash, ma con un alone generale altamente più importante. Nonostante sia la notte che ha mischiato e non di poco i piani per la rivalità tra Brock Lesnar e Roman Reigns, gli scossoni dettati da questo evento per lo Showcase of the Immortals sono chiari come la luce del sole. Una volta saltato l'incontro tra il capo tribù e la bestia, quest'ultimo è stato inserito nel Fatal 4-Way. Una notizia che sul momento non mi ha fatto girare la testa, pensavo che tanto non sarebbe stato schienato. E invece Lesnar ha fatto suo l'altro titolo mondiale, quello WWE, interrompendo il regno di Big E. A posteriori l'unificazione delle cinture è stato un grave errore, ne parleremo nel video sul peggio dell'anno. E possiamo dire con certezza che da quella sconfitta Big E non si sia più ripreso. Ma siccome la classifica si basa sui miei gusti, preferisco Day One rispetto agli altri che abbiamo visto. Piccola nota a margine, l'idea di un evento il primo dell'anno per capitalizzare sui turisti in vacanza era buona. Magari giusto un pelino scomoda per chi deve ancora recuperare le facoltà cognitive dalla sera di Capodanno. Numero 9, Extreme Rules.
C'era un hype pazzesco dietro a questo evento ed è lì che sta l'inghippo. È stato vittima del suo stesso hype. La direzione di Triple H stava soddisfacendo più o meno tutti e dopo un gran bel SummerSlam ci si aspettava che anche questo Extreme Rules potesse mantenersi su livelli più che buoni, se non ottimi. Anche perché finalmente, dopo anni, si impegnarono a rispettare il tema del pay-per-view con solo match a stipulazione. Ci si ricorda con piacere dell'opener furioso e caotico tra l'Imperium e i Brawling Brutes e soprattutto dell'I Quit tra Edge e Finn Balor, un po' lento all'inizio ma poi trainato benissimo dalla storia. Il resto una mezza delusione, il main event, il fight pit tra Seth Rollins e Matt Riddle poi insufficiente, studiato male, senza la cattiveria necessaria per funzionare e con un arbitro speciale a disagio nel ruolo. Credo saremo tutti quanti d'accordo nel dire che l'unico lascito di questo show sia stato il ritorno di Bray Wyatt. Numero 8, la seconda notte di WrestleMania 38. Quest'anno non me la sento proprio di fare una media tra le due serate dello Showcase of the Immortals perché sono state fin troppo diverse. Tolto l'opener a coppie per le cinture tag team, divertente e frenetico come ci si aspettava, e lo spassoso spettacolo tra Sami Zayn ed il cast di Jackass, il livello non è stato degno di WrestleMania. New Day contro Brawling Brutes è durato appena un minuto perché si sono dimenticati di farlo la sera prima. Edge contro AJ Styles non è stato il dream match che i fan speravano di vedere, è stato noiosetto. Davvero troppo lungo tutto il segmento tra Austin Theory, Pat McAfee e Vince McMahon con due match, quando in realtà sarebbe bastato far arrivare subito Stone Cold, Stunner al chairman e via il pensiero. E il main event col pretenzioso sottotitolo del più grande match in tutta la storia di WrestleMania. Il solito già visto scontro tra Reigns e Lesnar. Nulla di nuovo o così forte da giustificare quella tagline. Numero 7, Crown Jewel. Continuo a pensare che non fosse necessario mandare Logan Paul per il titolo indiscusso al suo terzo match. Sarebbe bastato coinvolgerlo nello show contro un qualunque altro avversario per avere pubblicità. Ma se i Sheikhi si sono bevuti questa baracconata, come gli incontri di box del fratello Jake, buon per loro. A scanso di equivoci, il main event tra lo youtuber ed il capo tribù ha tenuto incollati gli spettatori, a patto di perdonare alcune ingenuità logiche nell'overbooking del finale, con tutte quelle interferenze. Ma il ragazzo ci sa fare, è innegabile, ha le capacità in ring per far bene e l'X Factor per bucare lo schermo. Il resto della serata è stato accettabile, è successo ed è andata bene, per gli standard arabi è andata fin troppo bene. Numero 6, Money in the Bank. Evento purtroppo orfano di Cody Rhodes che annunciò delle nuove ed insolite regole per la valigetta. Ricordate quando nel promo disse che il vincitore sarebbe finito nel main event di WrestleMania? A dirla tutta si sente anche la mancanza della difesa titolata di Roman Reigns, già in lotta con Riddle. Ma lo show si regge bene grazie alle sorprese dei due vincitori dei Money in the Bank Ladder Match. Liv Morgan, tra l'altro, incassò subito su una stanca Ronda Rousey dando il via alla faida durata tutta l'estate. Mentre invece il trattamento di Theory per quella notte è stato perfetto, che da sconfitto si fa inserire all'ultimo. Purtroppo il personaggio del raccomandato perse ogni senso di esistere con lo scandalo di Vince McMahon. Senza il chairman al comando della federazione non seppero più che farci del suo povero cocco, ma dopo mesi di trattamento indecente con la valigetta sembrano aver riacquistato il tiro con Austin Theory. Numero 5, Hell in a Cell. Ci sono un discreto numero di incontri dimenticabili, Omos ed MVP contro Lashley, Corbin contro Moss, ho rimosso pure Kevin Owens contro Ezekiel, meno male che ho ricontrollato la card prima di registrare. Senza citare subito il piatto forte, non ho scordato il triple threat tra Bianca Belair, Asuka e Becky Lynch. Davvero bello, senza soste, con in più un finale perfetto per portare avanti la storia tra la EST e Big Time Bags. Ma ve l'ho anticipato, il main event si carica l'intera serata sulle spalle facendogli raggiungere vette impensabili. La Lina Cell tra Cody Rhodes e Seth Rollins non è solo l'incredibile finale per una grande trilogia, non è solo un serio candidato a match dell'anno, è un incontro nella gabbia che resterà impresso nella storia. Finalmente la struttura torna ad inquietare, ad impressionare con una prestazione che ha dell'incredibile. Accettando di lottare da infortunato, l'American Nightmare si è assicurato un posto tra le leggende del business. Numero 4, Clash of the Castle. Dopo 30 anni dall'ultimo grande show nel Regno Unito, è ovvio che questa serata sarebbe stata molto speciale. Ma non pensiate che si basi solo sul fattore siamo all'estero, perché non è così, è stato un bello spettacolo. Coadiuvati da una splendida cornice di pubblico, sembrava che i lottatori fossero proprio contenti di esibirsi. Il tradimento di Dominic ha fatto incazzare il pubblico britannico, ma finalmente hanno deciso di farlo. Rollins e Riddle hanno proposto il gran match che avrebbero dovuto fare già a SummerSlam, peccato per la rivincita. Le damage control sono sembrate per davvero temibili, riuscendo a far perdere Bianca Belair per schienamento. E Gunther e Sheamus hanno dato lustro al continente europeo come Brett e Bulldog prima di loro con una battaglia epocale. Il miglior match della serata a mani basse,
ed una delle più belle contese valevoli per il titolo intercontinentale. Ma sapete bene come funziona, si può far bene tutto quanto, ma se si sbaglia al finale è quello che rimane impresso. La stonatura del main event non permette a Clash of the Castle di raggiungere il podio, mi spiace. Reigns e McIntyre presentano una sfida pesante, alleggerita solo dalla grande risposta del pubblico. E purtroppo lo show non si è concluso con la vittoria del capo tribù, ma con qualcosa di imbarazzante. Il karaoke del pugile Tyson Fury per ridare il sorriso allo scozzese e a tutti i fan presenti allo stadio. Non siamo ai livelli trash di Lex Luger che festeggia una non vittoria della cintura, ma poco ci manca. Numero 3, Survivor Series Wargames. Esattamente all'opposto di Clash of the Castle, questa edizione delle series viene elevata per il suo main event. Un evento che negli ultimi anni si tendeva ad evitare, a nessuno piace il tema di Raw contro SmackDown. Una lotta farlocca che nessuno si è mai bevuto, compresi i lottatori, e che non ha più nulla da raccontare. Confermo quanto sia strano parlare di rinascita del format tirando in ballo una stipulazione nata nel 1987, ma parte del successo di questa edizione è dettata dal Wargames, parecchio atteso da chi già lo conosceva. Andando subito al sodo, quello maschile non sarà stato un match tecnicamente ineccepibile, ha altri pregi. Una scrittura di Sami Zayn coscienziosa e certosina in ogni suo dettaglio, non c'è nessuna sbavatura, capace di rinnegare la sua amicizia con Kevin Owens per dimostrare fedeltà ad una famiglia che non è la sua. Continua ad incrociare le dita affinché non sprechino ciò che di grande hanno tra le mani, ora con Zayn. Numero 2, SummerSlam. Si tratta del primo pay-per-view dopo l'allontanamento di Vince McMahon dalla compagnia, con Triple H al comando. La sua guida la si percepisce con il ritorno di Bayley, Io Sky e Dakota Kai al termine di un grande match, con le rivali Bianca Belair e Becky Lynch dalla stessa parte per fronteggiare le Damage Control, lì ancora temibili. Per il resto, Logan Paul ha tirato fuori quella che è secondo me la sua miglior prestazione contro The Miz, avversario decisamente più scomodo per far bene rispetto a Roman Reigns, ma non ci sono limiti per l'influencer. Fase centrale di show forse un po' troppo stagnante ed un finale tra Ronda e Liv che ha danneggiato la campionessa, ma il main event, Last Man Standing Match tra Lesnar e Reigns, fuori controllo e divertentissimo. Ecco, questo è quello che avremmo dovuto vedere già a WrestleMania, con una stipulazione speciale e un po' di cazzate. In senso buono, ovviamente, anche perché in che altro modo descrivereste una gru che solleva il ring? E numero 1, la prima notte di WrestleMania 38. Avevo paura, una forte paura, prima di arrivare alle due serate dello Showcase of the Immortals, perché, l'ho detto e lo ripeto, non vedevo una rotta WrestleMania così brutta dal 2015, ma esattamente come allora, lo show ha saputo sorprendermi. La prima notte della 38esima edizione di WrestleMania è andata ben oltre le mie aspettative. Secondo il mio modesto parere, è la migliore dai tempi della 30, a tutto ciò che deve avere questo show. C'è il grande classico con Becky Lynch e Bianca Belair che chiudono il cerchio iniziato l'anno prima, candidato al premio di miglior match dell'anno ed ennesima conferma della bravura della IST. L'apparizione di Stone Cold Steve Austin nella sua terra natia, il Texas, ha rapito l'attenzione di tutti, conclusa poi con lo scontro improvvisato con Kevin Owens, che non stona affatto se deve essere il suo ritiro. E poi il ritorno del figlio il prodigo, Cody Rhodes, sicuramente scontato, ma non di meno elettrico. Match con Seth Rollins che si rifiuta di reggersi solo sul momento, superati i primi minuti vanno oltre. Vi dirò, anche fin troppo bello se consideriamo che gli sarebbe bastato fare meno di ciò che abbiamo visto. Ecco perché non ho dubbi in merito. La prima notte di WrestleMania 38 è il miglior pay-per-view di tutto l'anno. Voi invece cosa ne pensate degli eventi a pagamento della WWE in questo 2022? Quali sono i peggiori e quali sono i migliori? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.